La Mercedes-Benz ha costruito molte macchine sportive durante gli ultimi decenni, dalla famosa SSK del 1928 alla classica 300 SL Gullwing del 1954. Ma la nuovissima SLK 230 è senza dubbio la più innovativa di tutte. Ciò che distingue la SLK dalle sue rivali è la sua calotta in acciaio, che si ripiega e scompare nella struttura in soli 25 secondi e premendo semplicemente un pulsante. Anche con il tetto ripiegato c'è ugualmente molto spazio nel bagagliaio, rendendo questa macchina veramente unica nel suo genere. Una vettura per tutte le stagioni e per tutte le ragioni, come la definisce la stessa Mercedes. La compatta SLK è potenziata da un motore da 2,3 litri 4 cilindri in grado di sviluppare 193 cavalli di potenza e capace di dare a questa leggera automobile un'accelerazione fulminea ed una velocità di picco tra le più elevate della sua classe. Con le sue sofisticate sospensioni indipendenti, la SLK è agile ed affidabile anche sulle strade tortuose. La sicurezza è stata uno dei parametri più importanti nella progettazione sin dall'inizio. E la SLK incorpora doppie barre antiribaltamento, airbag frontali e laterali ed un telaio molto resistente. Quando i progettisti della BMW iniziarono a fare i disegni preliminari della Z3, erano determinati a catturare l'essenza delle macchine sportive degli anni passati e ad unirla a tutti i possibili avanzamenti tecnologici odierni. La Z3 2.8 offre oltre 190 cavalli ed utilizza la giusta potenza per ciascun rapporto, proprio ciò che si aspetta ogni appassionato BMW. I sei cilindri in linea della BMW sono famosi per la loro pronta risposta e quelli che si trovano sotto il cofano della Z3 non fanno certo eccezione. Nell'abitacolo tutto è facilmente raggiungibile. BMW costruì la sua prima macchina, una piccola sedan chiamata Dixie, nel 1928, dopo essersi fatta un nome per anni nel campo dei motori aerei. Le più grandi automobili BMW del passato includono la bella 507 del 1955 e l'innovativa e potente Z1. La Z3 continua una grande tradizione che pochi rivali possono affrontare. La Camaro originale ha debuttato nel 1966 all'apice dell'era delle supermacchine. I maniaci delle automobili amavano la macchina, ma volevano maggiori prestazioni. La Chevrolet gliene fornì nella forma della più potente Z28 nel 1967, il primo anno in cui una Camaro si lanciò in una gara Indy 500. La Z28 è sempre stata la più desiderata della linea Camaro e anno dopo anno è diventata sempre più veloce ed agile. L'attuale Z28 gode di ampi cambiamenti nello stile introdotto nel 1998. Il cofano è più lungo ed i suoi ammiratori dichiarano che questa macchina non è mai stata così bella. Non ha mai avuto prestazioni migliori, inoltre, e il fantastico V8 5,7 litri a 305 cavalli offre immediate accelerazioni che i fan della Camaro si aspettano. Il cambio è manuale a 5 marce, ma una versione a 6 rapporti è disponibile per un modello ancora più sportivo. Gli acquirenti della Z28 possono scegliere una versione coupé o optare per una T-Bar con pannelli rimovibili. Caratteristiche di sicurezza sono i grandi freni a disco antibloccanti ed i doppi airbag. Da ricordare per gli interni della Z28 è l'ottima strumentazione, completa di tachimetro e contachilometri da 155 miglia per ora. Quasi tutto quello che può essere automatizzato e potenziato lo è. Questa versione finale della Camaro non è arrivata per caso. Gli ingegneri e progettisti della Chevrolet hanno più di 30 anni di esperienza alle loro spalle. La Pontiac lanciò la sua prima Firebird verso la fine dei gloriosi anni 60. Gli appassionati stavano aspettando versioni con prestazioni ancora maggiori, che infatti seguirono presto. La versione odierna della macchina d'epoca viene incarnata dalla potente testa di serie Firebird VS6 Ram Air, caratterizzata dai suoi lucenti cerchi larghi e dalle sue ruote mordenti. Nessuna supermacchina può definirsi tale senza una potente centralina elettrica, e la Firebird ce l'ha. Sotto la sua carrozzeria scolpita si trova un V8 da 5,7 litri che porta 305 cavalli, abbastanza da fornire alla macchina un'accelerazione fulminea, da 0 a 60 miglia in meno di 6 secondi.
le alte prestazioni di manovrabilità sono assicurate dal sistema di controllo della trazione completamente integrato e dai quattro freni a disco. Gli indicatori sul cruscotto significano business, proprio come il resto della macchina. Bianco su nero di giorno e rosso acceso la notte, per tenere il pilota costantemente informato. Il risultato è una super macchina dei giorni nostri, che porta ottime prestazioni, grande manovrabilità, stile personale e la sicurezza delle auto più moderne. Le grandi macchine di un tempo rivivono. Una storia colorata che risale al 1913 sta dietro alla veloce e lussuosa DB7 della Aston Martin. Aston Martin è sempre stata famosa per la sua unica abilità di combinare alti livelli di prestazioni con il massimo in fatto di lusso e raffinatezza. Ecco di cosa è fatta appunto la DB7. L'agile e sensuale macchina sportiva, disponibile come coupé 2 più 2, è praticamente fatta a mano e usa un motore a 6 cilindri, 3 litri e 2, 335 cavalli, completamente in acciaio a doppia camma per offrire una fulminea accelerazione ed una velocità di picco formidabile. Una manovrabilità eccellente viene fornita dalle sospensioni indipendenti stile macchina da corsa. Altri equipaggiamenti ad alta tecnologia sono stati forniti dalla casa madre, la Ford, che ha anche fornito alla Aston una ricerca a largo raggio e supporto nello sviluppo. L'esperienza della Aston Martin nella creazione di automobili ad alte prestazioni si basa su decenni di macchine vincenti, con una vittoria nella 24 ore di Le Mans e un campionato mondiale macchine sportive tra i suoi maggiori traguardi. La ricchissima DB7 è superbamente rifinita con la migliore pelle Connolly e gli acquirenti possono anche scegliere un set di valigie marchiato dal famoso logo alato della Aston. In più di 85 anni, la Aston Martin ha costruito quasi esclusivamente macchine sportive di fascia molto alta e la tradizione va tuttora avanti. La sinuosa XKR della Jaguar ha ricevuto l'ammirazione del mondo intero, sia per l'aspetto che per le sue prestazioni, sebbene la famosa casa britannica non stia riposando sugli allori. La nuova XKR raggiunge prestazioni davvero incredibili, con l'inserimento di un supercharger al già ultra raffinato 8 valvole 4 litri. Utilizzando un cambio automatico a 5 rapporti controllato da una centralina elettronica, il motore produce un'eccezionale risposta e performance superiori a quelle del suo predecessore. La XKR è la discendente naturale delle leggendarie macchine sportive E-Type del 1960 e 70 e si sta dimostrando un valido successore. La XKR prende spunti stilistici dalle E-Type, aggiungendo nel contempo tutte le possibili raffinatezze tecnologiche attuali. Le Jaguar hanno sempre combinato perfettamente lusso e prestazioni. Una tradizione a cui è possibile risalire sino alla prima macchina sportiva della casa, la SS100 del 1936. La XKR offre agli utenti quella combinazione unicamente britannica di finiture in radica fatte a mano per gli interni e di pelli della migliore qualità per i sedili. La XKR è una macchina sviluppata per le gare che attinge alla memoria storica di vittorie ottenute a Le Mans, Monza, Brands Hatch e molti altri circuiti famosi in tutto il mondo. Puoi riconoscere una XKR dai suoi bonnet louvert, dal suo spoiler e dai cerchi a 18 pollici, ma stai certo che nessuno di questi particolari sottrae quello stile inconfondibile e quella pura grazia unica nell'identificare questa elegante Jaguar. Definita dagli esperti di automobili come l'Executive Express definitivo, la BMW M5 offre una combinazione unica di alte prestazioni, comfort eccellente ed ottime rifiniture. Con le sue caratteristiche di risposta e manovrabilità da macchina sportiva, la M5 continua la tradizione di eccellenza della BMW, che risale al 1928, quando la compagnia tedesca si allargò nel ramo delle auto dopo essersi affermata a livello mondiale come produttrice di motori per aeroplani. La M5 fu sviluppata e progettata dalla divisione M della BMW e si basa su una lunga esperienza di gare che include vittorie sui circuiti mondiali in tutte le classi, dalla Formula 1 al Gran Turismo. La potenza della M5 proviene da un motore altamente sofisticato, in gran parte in alluminio, 5 litri, 8 valvole, che permette alla macchina di effettuare rapide accelerazioni e velocità di picco senza limiti.
La M5, con i suoi cerchi di 18 pollici in lega leggera e di 4 tubi di scappamento, si identifica chiaramente come una classe M. L'interno della vettura è veramente lussuoso. Finiture Burn Walnut perfezionano gli interni, mentre la pelle migliore è stata usata per i sedili ed i pannelli delle portiere. Un sistema di navigazione opzionale indica che non ci sono scuse per arrivare tardi a un appuntamento d'affari. La M5 rappresenta il più dinamico esempio di ciò che fa della M di BMW la lettera più potente del mondo. Anche se la General Motors fu fondata nel 1908, fu solo nel 1953 che la divisione della Chevrolet lanciò la macchina sportiva d'America, la leggendaria Corvette. La macchina fu un successo immediato ed ogni Corvette da allora ha ottenuto un'enorme ammirazione da tutti gli appassionati del mondo automobilistico. La più recente Corvette è la C5, un modello completamente nuovo. Questa vettura rimane vicino al collaudato concetto originale che utilizza una struttura in fibra di vetro ed un motore molto potente. Come per i modelli precedenti, gli acquirenti possono scegliere tra varie versioni. La C5 è stata giudicata la migliore Corvette dai critici d'auto e dai fan, grazie alle sue linee sinuose ed agili e dagli interni molto migliorati. Anche se ha somiglianze familiari con i modelli precedenti, si basa su tecnologie molto avanzate che la inseriscono al giusto posto tra le super macchine mondiali. I grandi motori sono sempre stati il cuore della popolarità di questa macchina ed il nuovo modello non fa certamente eccezione. Sotto il basso ed aerodinamico cofano anteriore si trovano il nuovo V8 in alluminio da 345 cavalli di potenza. La rapida accelerazione lampo è accoppiata ad una manovrabilità da sogno, offerta dalle sospensioni indipendenti derivanti da macchine da corsa. Come i suoi predecessori, la C5 è la più abbordabile tra la maggior parte delle supermacchine rivali con prestazioni comparabili ed offre caratteristiche di alta tecnologia come i cerchi piatti, un display head-up ed un sistema di controllo della pressione nell'abitacolo. I fan della Corvette sono d'accordo sul fatto che la C5 sia un'altra leggenda in arrivo. Enzo Ferrari è uno dei giganti della storia delle corse automobilistiche e la sua eredità continua con le supermacchine di oggi che portano il famoso cavallino rampante. La Ferrari 550 Maranello, che prende il nome dalla piccola località italiana in cui le macchine vengono costruite, utilizza lo stesso motore della classica Daytona, un 12 valvole 5 litri e mezzo in grado di sviluppare una potenza di 485 cavalli. La 550 Maranello è stata giudicata una delle più raffinate Ferrari mai costruite. Le sospensioni rappresentano la perfezione ed è inoltre davvero facile raggiungere altissime velocità. L'interno della 550 Maranello deriva dalla tradizione Ferrari con il suo elegante volante, una raffinata strumentazione ed il suo classico cambio a 6 marce. Gli amanti della Ferrari non possono accontentarsi di nient'altro. La Porsche 911 Turbo è la più recente veloce di una linea di macchine sportive che risale all'originale 911 del 1963. Ancora prima di questa, i fan delle macchine sportive di tutto il mondo amarono le altre Porsche come la famosa 356 Spyder. Basata sulla 911 Carrera, la Turbo ha un retrotreno più largo per accomodare le ruote posteriori delle dimensioni quasi pari a quelle di una macchina da corsa. Inoltre uno spoiler posteriore molto largo aiuta a mantenere la stabilità a velocità molto elevate che questa macchina è capace di raggiungere. Dietro il segreto delle strabilianti prestazioni della Turbo c'è un motore biturbo da 408 cavalli, 6 cilindri, 3 litri e 6, raffreddato ad aria ed accoppiato ad un cambio manuale a 6 velocità. La più potente Porsche di sempre usa un sistema di guida speciale per mantenere la trazione durante la guida ad alta performance, sia su strade bagnate che asciutte. Larghissimi freni a disco autoventilanti offrono prestazioni simili a quelle di una macchina da corsa, mentre per ridurre il peso ed aumentare la manovrabilità, i cerchi da 18 pollici della Turbo sono costruiti in lega leggera. Questa formidabile auto è al momento la Porsche definitiva. Le Porsche hanno vinto molte volte a Le Mans, Daytona e in altri grandi circuiti del mondo, ed il produttore tedesco continua anche oggi ad ottenere successi su successi.
La fantastica Ferrari F50 è stata descritta come una Formula 1 legalmente da strada e questo titolo non dista molto dalla realtà. Ha caratteristiche molto simili alla macchina vincitrice di 6 competizioni in Formula 1 nel 1990. Guidando la grintosa F50, con telaio rinforzato in fibra di carbonio e motore V12 montato centralmente, avrai la sensazione di guidare una vera e propria macchina da corsa della scuderia Ferrari. Il motore costruito a mano da 4 litri e 7 12 cilindri utilizza una tecnologia all'avanguardia che sviluppa una potenza mostruosa di 513 cavalli. Il cambio manuale a 6 rapporti permette di distribuire tutta la potenza alle ampie ruote posteriori. Questa macchina è estremamente veloce ed ha prestazioni talmente elevate che possono essere sfruttate pienamente solo in pista. Freni a disco autoventilanti di ampio diametro, costruiti dalla stessa azienda che fornisce la squadra Ferrari F1 per mantenere tutta la potenza sotto controllo. L'abitacolo della F50 è all business e rispetta la politica della Ferrari nel rigoroso rispetto dello stile, concentrandosi sull'essenziale per la guida. Tutti i controlli sono disposti in maniera che il pilota possa concentrarsi pienamente sulla guida di questa rimarcabile supercar. La casa costruttrice di Maranello ha costruito superbe auto sportive da quando Enzo Ferrari ha fondato l'azienda nel 1940, ma nessuna di queste è paragonabile alla grandiosa F50. Guardando questa incredibile Diablo SV è difficile credere che la Lamborghini abbia iniziato la sua attività costruendo trattori. Partendo da classiche come la 350 GT del 1963 fino alla bella Miura del 1967, per arrivare alla famosissima Countach del 1974, Lamborghini si è guadagnata un posto fisso nel panorama delle supermacchine più famose. Le vecchie Lamborghini sono oggi molto ricercate e valutate care alle aste di automobili più importanti del mondo. Il telaio è composto da acciaio, alluminio, lega leggera e fibra di carbonio. La SV utilizza uno dei superbi motori Lamborghini 12 valvole 5 litri e 7, in grado di fornire una potenza pari a 529 cavalli. Sospensioni semirigide offrono una manovrabilità molto agile, mentre i freni a disco sono molto simili a quelli usati nelle macchine da Formula 1. All'interno della ribassata Lamborghini, pilota e passeggero siedono in sedili autoavvolgenti, stile gara, e tutto è rifinito da lussuosi rivestimenti. La visibilità è maggiore di quello che ci si aspetterebbe da una macchina così esotica, e la sinfonia meccanica del motore della SV garantisce il piacere per ogni amante di automobili sportive. Come tante altre macchine italiane, le Lamborghini sono ammirate in tutto il mondo, ed i fortunati possessori di una SV sono sempre al centro dell'attenzione, dovunque si riuniscano. Non molte macchine da corsa hanno dominato nella loro prima stagione di competizioni come ha fatto la Mercedes-Benz CLK GTR. Questa elegante macchina da corsa ha vinto nel difficile campionato FIA GT del 1997, a scanso dell'agguerrita concorrenza. La GTR è basata sul nuovo coupé della Mercedes, ma utilizza un telaio in fibra di carbonio ed un motore 12 valvole 6 litri in grado di sprigionare a terra 600 cavalli di potenza, simile a quello usato nella famosa classe S della casa tedesca. Di sicuro non è una sorpresa che la Mercedes abbia avuto tanto successo con questa nuova macchina. La compagnia ha una storia di vittorie nelle gare che risale alle prime automobili Benz degli inizi del secolo. La Mercedes dominò i Gran Premi degli anni 30 e 50 e oggi la famosa compagnia di Stoccarda è in grado di dominare anche nel campionato del mondo di Formula 1 e nel campionato Toca. La CLK GTR vanta molte caratteristiche tecnologiche di punta, inclusi i freni a disco in fibra di carbonio, simili a quelli usati nelle macchine di Formula 1. La sicurezza è un'altra considerazione chiave e la CLK GTR è una delle poche automobili da gara fornita di airbag. La McLaren F1 GTR è stata una forza dominatrice nelle gare di macchine sportive dal 1995, quando vinse la grande 24 ore di Le Mans per la prima volta. Nessun tipo di macchina aveva mai ottenuto questo incredibile risultato nel primo anno di produzione.
La F1 GTR è stata descritta come una delle maggiori macchine sportive di tutti i tempi, e questo non ci sorprende affatto. La F1 è probabilmente la più bella vettura tra tutte le rivali di questa categoria di macchine sportive, con la sua elegante struttura in fibra di carbonio ed il particolare abitacolo che permette al pilota di guidare al centro. La McLaren è una delle maggiori produttrici di macchine da corsa ed ha vinto numerosi gran premi in Formula 1, Can-Am e gare di macchine sportive, da quando venne fondata da Bruce McLaren, proveniente dalla Nuova Zelanda, nel 1963. Dopo la sua tragica scomparsa durante le prove di una macchina nel 1970, la società, sotto la guida di Ron Dennis, andò avanti per divenire una delle squadre di Formula 1 di maggior successo della storia, che ancora oggi continua a dominare il panorama di questa specialità. La McLaren GTR è una vettura realizzata modificando la F1 ed è potenziata da un sofisticato motore 12 valvole 6 litri e 1 che riesce a spingere questa leggerissima macchina da gara fino a velocità incredibili. Inoltre è in grado di offrire un'eccezionale affidabilità che permette di soddisfare le richieste di una gara di resistenza. La McLaren ha costruito la F1 GTR tra il 1995 e il 1997 con un numero di cavalli che è variato da 600 a 640. Le sospensioni sono state migliorate per accomodare le richieste nelle gare, ma la progettazione di base della F1 è stata la vera chiave del record di questa affascinante automobile.